ieri ci siamo riuniti a Velia era presente anche l'architetto Casule, la soprintendente, proprio a dimostrazione che comunque anche la soprintendenza è assolutamente interessata a trovare una soluzione all'apertura dell'intero sito archeologico. È stata una riunione abbastanza operativa. L'idea è, da un lato, trovare soluzioni immediate per garantire l'accessibilità dei due sentieri attualmente chiusi, quelli che conducono a Porta Rosa e alla parte alta dell'Acropoli, dove è il castello, perché l'inaccessibilità è legata ai due sentieri, quindi mentre la parte alta è comunque agibile, il problema è arrivarci. Quindi al momento abbiamo sentito anche la disponibilità del parco con i geologi del parco per vedere che tipo di interventi, la tempistica per poter rendere agibili quei sentieri. Questo da un lato. Dall'altro, come comune, anche con l'aiuto del parco, si ci sta attrezzando almeno per tamponare, per garantire la maggiore visibilità possibile del sito. Attualmente è visitabile soltanto il quartiere meridionale, di garantire l'accesso anche al quartiere settentrionale, alla zona dell'Acropoli, attraverso l'istituzione di un servizio navetta che completerebbe il percorso e che potrebbe raggiungere la parte alta passando dall'esterno, perché in quel caso, diciamo, è una strada non intaccata dall'incendio, quindi si uscirebbe momentaneamente fuori dalle mura e quindi i turisti potrebbero completare la visita visitando almeno la parte alta, il castello, la parte medievale del Ecco, parco i tempi archeologico. per questi interventi, i tempi. Allora, oggi ho risentito personalmente un'altra volta il parco, stiamo vedendo perché il parco probabilmente ci metterà a disposizione proprio un mezzo, un mini bus per questi spostamenti, quindi noi speriamo che nel giro di 10 giorni riusciamo almeno a rendere fruibile la parte alta. Dobbiamo aspettare un po' di più per rendere accessibile, intervenire sui sentieri, perché lì c'è bisogno appunto di valutare quali sono gli interventi da fare e in quel caso speriamo di riuscire per la fine dell'estate, però lì sono un pochino più cauta perché poi qui si parla di sicurezza, di accessibilità, quindi dobbiamo essere un pochino più cauti in questo senso. Ecco, Però sul giorno di abbiamo. chiusura la sovrintendente ha detto qualcosa su questa anche petizione online. Allora, abbiamo parlato anche del giovedì, del giorno di chiusura del Parco Archeologico di Velia. Purtroppo era un qualcosa che la direzione scavi paventava già dall'inizio dell'anno, legato soprattutto alla carenza di personale che caratterizza non soltanto il Parco Archeologico di Velia, ma in generale le soprintendenze. Bisogna garantire un minimo di personale, sappiamo tutti che nella pubblica amministrazione ormai il turnover non è garantito e quindi c'è proprio una carenza di personale, si è arrivati ad una decisione quasi sofferta, indubbiamente, però difficile da non prendere. Ci stiamo muovendo, abbiamo vari fronti aperti, non ci arrendiamo anche a seguito dell'incendio. L'amministrazione in generale, Sette TV lo sa, dai primi giorni di insediamento ha sempre lottato e combattuto per Velia, anche quando magari i riflettori erano un pochino più spenti.